Lo scorso anno stavo scrollando YouTube quando mi sono imbattuto in un video di Mufasa, Luca di Scacciati, dal titolo Il Tomorrowland dello yoga in Italia. Così ho cliccato quel video e quest'anno ho deciso di partecipare al Kalemala Festival più grande. Sono le 6 di mattina, abbiamo dormito in questi bellissimi bungalow. Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video che sarà più un vlog. Infatti oggi vi porterò con me all'interno del Kalemala Festival, l'evento di yoga e di sport, di salute e di benessere in generale organizzato da Denise Della Giacoma, dal tutto il team di Yoga Academy. Avrete modo di vederlo in questo video. Ora andrò a fare una piccola passeggiata visto che il bar è ancora chiuso e poi andiamo a fare colazione. E intanto, mentre tutti dormono, ne approfitto per spiegarvi cos'è il Kalemala. Scusate se parlo piano, ma qua tutti ancora veramente dormono. Il Kalemala è un evento di yoga organizzato da tutto il team di Yoga Academy di Denise Della Giacoma, ma in realtà è un evento che poi va a unire tantissime esperienze al di là dello yoga, come ad esempio esperienze di surf sull'acqua, esperienze di terra, esperienze legate tutto al mondo, chiaramente sempre dello yoga, ma anche complementari. Infatti ci saranno stand come Serenis, ci saranno stand addirittura Tinder e tutta un'altra serie di esperienze che si possono fare a livello di sport e di benessere generale. Quindi sarà un evento estremamente, secondo me, fantastico. Adesso andiamo a dare una prima occhiata in giro per il villaggio. Sono arrivato ieri sera tardissimo, non ho avuto nemmeno il tempo di guardarmi intorno, ho fatto il check-in tardi verso mezzanotte. Infatti stamattina sono abbastanza stanco. Adesso andiamo un'occhiata in giro per il camping e poi andiamo a fare colazione. Momento colazione. Comunque questa è la mia casa da fuori, molto bella. Ci hanno dato anche la bag del Kalemala con dentro un bellissimo telo che ci servirà dopo sicuramente per la spiaggia, dovrebbe essere targato Kalemala, e dentro un sacco di roba interessante come vitamina D, crema per il corpo, protezione solare e poi un sacco di flyer, di volantini degli sponsor. Cosa molto bella questa di Serenis, che ha dato le spille per il Kalemala, molto belle. E a proposito di Serenis, che ha fatto queste bellissime spille, trovate qua sul canale, ve la lascio magari da qualche parte, l'intervista a Daniele Francescon, che è esattamente il founder di Serenis. Dopo aver fatto colazione e aver girato per il camping, mi sono ritrovato con gli altri creators del Kalemala e ci siamo diretti verso il palco principale. Il villaggio del Kalemala era veramente gigante. Oltre al palco principale, infatti, c'erano tutta una serie di stand all'interno dei quali si sarebbero tenute tutte le esperienze del giorno, oltre a numerosi mercatini e a tanti altri piccoli stand. E dopo aver girato per circa mezz'ora, il Kalemala ha aperto le porte a tutti gli ospiti. Molleggia di più. Molleggia e poi espiri dalla bocca. Scuotere le mani, forte, forte, forte. Inizia a fare body shake nelle mani. Mettici più energia. Più veloce, più veloce, più veloce. Inspiri e... L'inizio del Kalemala è stato qualcosa di magico. Denise Della Giacoma ha aperto le danze con una bellissima pratica e dopodiché ci siamo diretti verso gli altri stand per provare altre esperienze, altri sport, ovviamente tutti diversi tra di loro. E la prima parte della mattinata si è poi conclusa con l'arrivo di un grandissimo Luca Mazzucchelli, che ha tenuto uno speech da prima. Stiamo facendo tanto per il nostro corpo, ma soprattutto per la nostra anima. Equilibrio mentale,
Quanti di voi pensano di avere un buon equilibrio mentale sulle mani? Quanti sono contenti? Insomma. Eh beh, c'è un po' di lavoro da fare allora. Il Calemana poi è proseguito con allenamenti più intensi con Giulia Calcaterra, Paolo Zotta. Anche di più in meno. Fino ad arrivare al bellissimo workout di Luca Anzano, dove mi sono divertito veramente tanto. Sei pronto? Alla grande. Fermati. Vabbè, resta qua. Oh. Ok. Resta così. E scendi. Sali su e scendi. Sali su. Sì. Non mollare. Magari con un po' di dentro, non pensare. Prendi il collo. Se vuoi sentire il fare di più, metti una mano sotto al tuo ciabatto, opposta al lato in cui... Al Calemana solo artisti di qualità. Alla grande! Allora lì, facendola breve, abbiamo fatto una missione, un documentario per recuperare una tonnellata di reti e da lì ho capito che potevo fare qualcosa per... Il pomeriggio è poi proseguito con altri eventi, altri interventi come quello sulla sostenibilità di Marco Spinelli e Roby D'Amico. Per poi arrivare in tardo pomeriggio a quella che è stata l'attività che più mi ha dato energia in assoluto, la presenza di Cioccolato sul palco. Guys, thank you very much. You were amazing. And actually, you never rehearsed together. No, first time. First time, can you believe it? I mean. E dopo così tanta energia, la serata è seguita con un po' più di tranquillità, o almeno all'apparenza. Non sono impazziti, ma è uno silent yoga. Dov'è la luce? Infatti la giornata è andata avanti con uno silent yoga party, dove le persone con le cuffie sembravano letteralmente impazzite. L'ultima canzone. E dopo il silent yoga, l'ultima pratica di Denise per chiudere il pomeriggio, eravamo tutti completamente estasiati da quello che avevamo appena vissuto, ma non sapevamo in realtà che il tassello più emozionante del festival stava ancora per arrivare. Infatti, dopo una breve pausa dalle attività e Denise che scaricava tutta l'adrenalina accumulata durante la giornata, ci siamo diretti a mangiare una pizza in spiaggia, per poi assistere allo spettacolo più bello di tutto l'evento, l'accensione dei fuochi. Sono, il festival inizia oggi, ma noi è da lunedì che siamo qua a montare, fare, costruire. E l'anno prossimo vorremmo farlo ancora più grande, ancora più lungo, due giorni. Abbiamo una visione molto importante da realizzare. Slow.